L'aria fresca che mi accarezza il viso, la luce del sole quasi abbagliante, i suoni e i profumi della natura risvegliano in me forti emozioni. Qui la mente si azzera e i pensieri svaniscono. Mi sento libera da ogni condizionamento, da ogni vincolo e raggiungo la piena consapevolezza del mio corpo. Una volta giunta alla sommità, scorgo panorami che mi riempiono il cuore di gioia. Le difficoltà quotidiane appaiono lontane, come fossero state lasciate ai piedi della parete. Arrampicare è la mia passione, un modo per sentirmi pienamente viva. Sono da anni in dialisi, ma non rinuncerei mai a tutto questo. Così ho scelto l'emodialisi domiciliare, che mi permette di mantenere una piena autonomia e indipendenza. Non rinuncerei mai a un buon libro, a un incontro con gli amici o una serata a teatro. Sono da sempre una persona attiva e dinamica. Sono laureata in scienze biologiche. Ho lavorato come ricercatrice e come docente. Ma da quando sono in pensione, poche cose sono cambiate. Mi occupo delle faccende domestiche, curo le mie piante, mi dedico alla cucina. Amo viaggiare, perché riscopro in ogni luogo emozioni sempre nuove. Ma l'attività più impegnativa e allo stesso tempo più appagante è quella di trascorrere del tempo con il mio nipotino. Ho una familiarità per i reni policistici e sono in dialisi. Ma per non rinunciare a tutte le mie attività, sto seguendo l'addestramento per l'emodialisi domiciliare.